Io ve l'avevo detto già 5 anni fa, guardate qui. La Xiaomi. Chi non conosce la Xiaomi? Questo marchio cinese che praticamente si sta comprando mezzo mondo. Qualcuno di voi dirà, ma la Xiaomi, sti prodotti cinesi. Xiaomi è decisamente uno dei marchi che è esploso di più di tutti e si può davvero far riferimento a questa marca come una marca che produce prodotti cinesi di grande qualità. E avevo ragione, a quel tempo Xiaomi non solo era poco conosciuta, ma era anche poco ben vista. Ma io vi dissi, ragazzi, fate attenzione perché entro pochi anni Xiaomi sarà più potente della Apple, per nominarne una, ma avrei potuto nominare un altro brand, e si prenderanno tutto. Si prenderanno tutto. Solo che non faranno solo smartphone, perché vi ricordo che Xiaomi è nata come azienda produttrice di smartphone e soprattutto di componenti per smartphone. È una cosa che vi dicevo già da tempo, addirittura i patiti di Apple e anche di altre aziende come la concorrenza Android, come i Samsung e altri molti prodotti, Huawei, montano all'interno componenti Xiaomi. Questa è la verità. Ed infatti è così, fanno veramente di tutto. Fanno dalle friggitrici ad aria ai monopattini elettrici, provati sul canale, ho provati veramente tanti, tutti della Xiaomi, perché vi ricordo che la Xiaomi si è comprata la Ninebot e quindi anche la famosa originaria casa Ninebot Segway di una volta, americana, non è più americana, ma è bensì della Xiaomi. Ma di certo non pensavo che addirittura così, neanche molto annunciata, così dal nulla tiravano fuori anche un'automobile. Infatti da pochissimo è stata presentata la prima automobile della Xiaomi. E che automobile? Adesso ve la racconto, la Xiaomi Su 7. Ragazzi, per il modello mezzano parliamo di 300 cavalli, 299, quasi 500 Nm di coppia, velocità massima autolimitata credo a 250 km/h e uno 0-100 in poco meno di 3 secondi. Praticamente, ragazzi, è una Ferrari. Con la nuova tecnologia Hypercharge di Xiaomi garantiscono la ricarica della batteria fino al 70% in soli 15 minuti. Ragazzi, che dire, uno spettacolo, no? Però fermi un attimino, perché in questo video non voglio aprire un dibattito molto acceso negli ultimi tempi sul fatto che le macchine elettriche siano ecologiche o meno, perché non lo sono, ma se volete ne parleremo in un altro video. Però sì, la macchina è una figata, è un po' uno scopiazzamento della Porsche Taycan, è molto bella, è fighissima, è super tecnologica e qualsiasi cosa che voi possiate immaginare di mettere dentro un'auto a livello tecnologico lei già ce l'ha. Però appunto, senza scendere nel dibattito auto elettrica sì o no, perché poi dopo vi dirò che in realtà io non sono contro le auto elettriche in generale, in questo video voglio veramente invitarvi a riflettere sul fatto che le automobili moderne, le elettriche, parlo delle elettriche chiaramente in questo video, stanno sempre più diventando, stanno iniziando una sorta di transizione per automobili usa e getta. Ragazzi, ormai già nel mondo in generale tutto ciò che sia tecnologico è, diciamo, propenso a questo stile di acquisto, quindi prodotti che vengono usati solo per un periodo limitato di tempo e poi li gettiamo, un po' come gli smartphone. Infatti le auto elettriche sono spesso paragonate proprio al mondo degli smartphone, e ragazzi non sto parlando solo della Xiaomi, ma appunto di tutte le auto elettriche, e è proprio il mondo delle automobili che era veramente poco intaccato, almeno fino a un po' di tempo a questa parte, e se la stavano cavando ancora abbastanza bene. Però ragazzi, rispetto ai motori termici, si rigenerano, e scusate se non ho detto prima nel canale o non l'ho mai raccontato, ma di motori termici me ne intendo e neanche poco. Magari vi sembrerò saccente, però ragazzi, il fatto è che io ho lavorato per tantissimi anni, quando vivevo in Italia, in una rettifica motori, e di motori non solo ne ho visti tanti, ma ne ho rifatti veramente uno scatafascio. Ah, aspetta, vi faccio vedere una foto. Questo sono io, molto più giovane ovviamente, con il mio capo, grande Sandro, che non so se mi stai guardando, ti saluto, ti mando un abbraccio.
Ragazzi, i motori termici si rigenerano completamente, si rettificano gli alberi motori, si sostituiscono le bronzine di Banco, di Biella, si rettificano i cilindri, si sostituiscono i pistoni o si sostituiscono le fasce elastiche, si rettificano le valvole, si sostituiscono le sedie delle valvole, guide delle valvole, i paraoli, si fa tutto. Un motore completamente finito, parlo di un motore termico, si rigenera completamente e si riparte con una nuova vita da zero. Ragazzi, questo con un motore elettrico, o meglio, con una macchina elettrica non si fa. Ovviamente il motore elettrico si sostituisce, per carità, non parlo solo di motore, ma parlo proprio sul fatto che queste automobili moderne, così ipertecnologiche, con questi software avanzatissimi di controllo delle batterie, di controllo delle temperature e quant'altro, ovviamente certo, questo è un discorso che vale anche per alcune automobili termiche super avanzate, ma per la parte elettronica. Infatti io comunque sono sempre dell'idea che quasi meno elettronica meglio è sulle automobili, perché ragazzi ci dobbiamo andare a lavorare con sta roba, e chi vuole una macchina da 800 cavalli non ha problemi di denaro, si compra un Ferrari, si fa una Lamborghini. Ma poi dove dobbiamo andare, se tanto ormai le limitazioni di velocità ormai sono quel che sono, dobbiamo fare lo 0-100 in 2 secondi al semaforo per far vedere cosa? Che ce l'abbiamo più lungo degli altri, cioè. Allora ragazzi, per farvi un esempio, qui in Svezia c'è un concessionario ufficiale della Tesla, dove fra l'altro mette molti video online in svedese, chiaramente io lo seguo perché la cosa, questo mondo mi interessa, mi affascina, dove si lamenta sul fatto che lavorano sostanzialmente più con la meccanica delle Tesla, perché ragazzi, mettetevelo bene in testa, le macchine elettriche sono comunque dei prodotti soprattutto meccanici. I freni sono meccanici, le sospensioni sono meccanici, i braccetti, i giunti omocinetici, è tutto meccanico. L'unica cosa di elettrico è il motore, che è elettrico, punto. Quindi non è perché avete la macchina elettrica non dovrete sostituire sospensioni, freni, pasticche, braccetti e tutta sta roba qua. Oltretutto che anche le macchine elettriche ormai hanno liquidi di raffreddamento, poi c'è il condizionatore, insomma tutta un'altra serie di cose, comunque sempre meccanica. E si lamenta sto affiliato della Tesla, perché quando hanno dei problemi più seri, loro che sono affiliati con Tesla hanno molti problemi a farsi dare supporto dalla Tesla stessa. E quindi cosa fanno? Molto spesso devono fare delle lunghe ricerche da solo. Un video uscito pochi giorni fa su uno dei loro canali faceva vedere come un guasto per una massa, ragazzi, una piccola massa ossidata dietro il connettore, il bocchettone di ricarica della Tesla stessa, aveva mandato tutto l'impianto in tilt e ci hanno messo una settimana. Una settimana di ricerca per trovare una piccola massa ossidata, perché ormai il computer, per quanto intelligente sia, il software non gli andava a trovare che c'era una massa, o meglio, magari poteva anche dirglielo, ma non gli diceva dove. E ragazzi, un'auto elettrica di massa non è come il motore termico che ha una massa tra il motore e il telaio e basta, ce l'hanno ovunque. Hanno centinaia e centinaia, forse chilometri, e non sto esagerando, di cavi elettrici all'interno della macchina. E si lamentava sul fatto, come dico al proprietario di questa Tesla, perché si è presentato con una fattura di ricerca del guasto di 40.000 corone svedesi, pari a circa 4.500 euro, per una massa da 12 euro. Questo ragazzi, per riavere la macchina, ha dovuto spendere più di 4.500 euro per una massetta. Voi sapete quanti motori rifate di una semplice macchina utilitaria? Il motore ci rifate con 4.500 euro? Almeno fino a 10 anni fa ce ne facevi due. E oggi comunque sicuramente con quella cifra rifai un motore intero di una macchina di certe prestazioni e dimensioni. E vi assicuro che vi avanzano, O comunque è il totale, sia tra la rettifica che quello che vi fa spendere il meccanico per rimontare il motore termico sull'auto. Cioè, ragazzi, cioè quello che voglio dirvi, ragazzi, e farvi riflettere, lo capite sì o no che se decidete di andare verso l'elettrico in questo modo, sia ben chiaro, in questo modo, vi state distruggendo da soli. Vi state distruggendo da soli.
comprare un'auto elettrica a 40-50 mila euro per poi buttarla dopo 10 anni? Perché ragazzi, guardate che i concessionari non ve la ritirano fra 10 anni e voi non la vendete una macchina elettrica di 10 anni, a meno che non la svendiate a prezzi ridicoli. Tant'è che il concessionario stesso, che menzionavo poc'anzi, lo svedese, lo dice chiaramente nei video: noi non tendiamo a ritirare l'usato, a prescindere. Quindi poi quando vi è scaduta la garanzia e tutta sta macchina è da aggiornare, software vecchi, non si sa dove trovarli, dove scaricarli, voi questa macchina la buttate o ve la tenete sul groppone fino a che va e poi la buttate lo stesso. Cioè ragazzi, automobili termiche che hanno 30 anni, 20, 30 anni o anche più, le vendete, anzi si stanno anche rivalutando, ma le vendete perché i pezzi di ricambio o si trovano ancora addirittura oppure si possono rifare, perché di elettronica non c'è un cazzo. Questa è la verità, le vendete una macchina elettrica. Provate a immaginare una macchina elettrica, anche questa Xiaomi, che ragazzi, come chi segue il canale sa che io sono un patito di Xiaomi, ma non per questo mi va di farlo, diciamo, di prenderlo lì. Ma ve la immaginate una Xiaomi su 7, ma anche tutte quelle altre, fra 30 anni? Ma neanche le vedrete, non le vedremo neanche, saranno già tutte fatte a pezzi e riciclate. Questa è la cosa. Allora ragazzi, per concludere, io non sono contro la mobilità elettrica, anzi, credetemi, soprattutto della micromobilità elettrica, però secondo me dobbiamo fermarci lì. Quindi non fare questi scassoni giganti da 2, 3, 4 tonnellate per via delle batterie che poi ci distruggeranno le strade, fra l'altro, quindi si apre tutto un altro capitolo. E quindi secondo me la mobilità deve essere una micromobilità per la città, dove possiamo ricaricare sta roba anche a casa, quindi il monopattino, lo scooter elettrico, cioè quella è roba che ha un senso, anche lo scooter elettrico ha un senso. Lo mettiamo nel garage di casa o dentro il cortile di casa, ce lo ricariamo con la presa asciugo. Non abbiamo bisogno di fare grandi cose, modificare linee di tutta la città, colonnine dappertutto. Ecco, la micromobilità, quella sì che ha un senso. Ma queste macchine gigantesche, pesantissime, con ruote enormi, che poi ci andate a 90 all'ora perché dovete cercare di risparmiare la batteria, perché o non arrivate a destinazione o dovete stare a pianificare dove fermarvi per ricaricare, io non la vedo come il futuro. Comunque ripeto e lo sottoscrivo e lo sottolineo, non sono contro la mobilità elettrica, anzi, però in questi termini di queste grandissime auto, che credetemi, lo vedremo nel tempo, saranno solo delle auto usa e getta costosissime, mi sembra veramente una cosa ridicola a dir poco. Ragazzi, questa è la mia idea e sono sempre comunque del pensiero che se avete voglia di acquistare un'auto elettrica perché vi piace l'idea, volete ricaricarla, non vi dispiace, fate voi, insomma i soldi sono i vostri, non è un problema, ma siate consapevoli che questo tipo di sistema purtroppo non danneggia solo voi alle lunghe, danneggia un po' tutti, senza considerare il fatto che vengono vendute queste auto con degli incentivi statali che comunque avete pagato voi, io e tutti gli altri. Vabbè, io magari no, perché ormai le tasse le pago in Svezia, però. E niente ragazzi, acquistare auto elettriche di questa fattezza sinceramente significa incentivare l'idealizzazione dell'uso e getta, però rapportato a mezzi veramente molto costosi. E niente, ditemi voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Per oggi è tutto. Comunque ragazzi, lo ripeto, sta Xiaomi su 7 fighissima, cioè io la proverei, non sarei veramente entusiasta di provarla, sicuramente non avrà problemi finché dura, però dire finché dura fa verdura per qualcosa che costa 30, 40, 50 mila euro, non lo so, pensateci bene. Da Walter un caro abbraccio e ci vediamo al prossimo video, ciao!